finalmente. Che cosa è successo? Era già là lui. Come sta? Bene, bene. Era già là. Bene, bene. Era già là lui, era già là. Sì, sì, sì. Era, è passato. Ho intervistato quella delle api, la ragazza lì. Volete entriamo nel mio orto? Sì, sì, entriamo sì. Nel suo. Così, nella sua dependance. Sì, ah, qui c'era mica quella. Che fine ha fatto quell'albero che c'era l'anno scorso? L'albero di Federico, no? Quella. Quale intende? Aspetti, no, quello del pomodoro, con l'innesto. L'albero del pomodoro. Quello della foto, aspetta, che le faccio vedere. Ho qui la foto, non so se è quello. L'albero del pomodoro. Non so se intende questo. Sì. Ah, sì, bellissimo. Questo? Sì. Intende questo, sì. Sì, questo. Sì. Questo qui è il... Era qua. Come è un albero annuale, era qua. Sì. Quello che si è seccato in inverno, sì. Diciamo che tutti gli anni in inverno si secca, insomma, per cui adesso questo. Comunque adesso vedi, ci sono questi che sostituiscono questo. Sì. Ho fatto già, preparato già l'impalcatura, solo che è ancora presto, quindi l'albero del pomodoro. Questo l'abbiamo fatto a settembre. Sì. Mentre invece adesso siamo fiorito. Che foto, sì, ragazzi. Sì. Oh, tutte le gigantografie. Questo qui ha avuto, ormai è sul web, tanto per dire. Ho visto l'altro ieri, ci sono 854 visualizzazioni, sia questo e sia anche la ripresa che è stata fatta, si ricorda che la ripresa completa, un po' così. Comunque, mettilo di là. Mettilo qua. E quindi verrai il 12 a trovarci allo stand di Rexando? Sì, verrò senz'altro. Però vediamo se riusciamo, quest'anno che siamo in continua evoluzione, abbiamo sia il comitato sia il nostro vertice direttivo, diremo così, a livello sono molto impegnati, diremo così, ci saranno delle grosse novità anche, si prevedono più partecipazione di San Donato e sia anche dei dintorni, abbiamo segni che sarà, per cui se c'è lo stand Alessandro fa piacere, verremo a visitarlo. Poi ti faremo un'intervista il 12, ti chiederemo alcune cose come Alexandro, Bicicolitana, e su quelli che saranno gli alberi, e gli alberi diciamo normali, gli alberi da frutto che secondo te si possono piantare nella pianura padana. Sì, ok, va bene, insomma. Diciamo che più o meno come novità grosse, sì, ci sono anche delle novità, qualche qualità che magari arrivano dalla essendo qui noi quasi tutti i soci, quasi tutti, diciamo una buona parte che si proviene da regioni d'Italia diverse. Sì. Per cui ci saranno, ognuno porta qualche novità sua, diciamo così, per cui sono curioso anch'io, tanto per dire, andando avanti, dato che c'è questa evoluzione, diciamo così, dei posti. Per cui io faccio, a proposito, faccio vedere qualcosa avanti qui, per esempio questo. Vedi questo è un fagiolo. Sì. Allora, i fagioli di solito, qui tutti i fagioli in generale, qui nella pianura padana, sono annuali, cioè durano un anno oppure cinque. Quando fa molto freddo si sente.
Questa è una qualità di fagiolo che ha portato un calabrese. Sì. Mi ha dato dei semi, li abbiamo seminati qui, e la sorpresa qual è? È che ha tenuto le radici, il tronco, cioè questo era alto, ha dato una produzione enorme di frutto. Poi a settembre, ottobre si è seccato tutto, ho detto è finito, lo stavo per staccare, poi ho visto che è rimasto questo, guarda che questo qui è un tronco così per essere un fagiolo, è fenomenale. L'albero ora di stiamo fagiolo. Cercando di divulgarlo anche l'albero agli di fagioli. Cioè, abbiamo i fagioli perenni, cioè è una novità assoluta, sì. non ce l'ha nessuno. Sì. Il fagiolo si chiama fagiolo americani, tra virgolette, americani, sì, della Sila. Uh-huh. Sono molto apprezzati, diremmo così, uh-huh, dalle vicine. Poi le fragole. Sì, ci sono le fragole, solo che sono già raccolte abbastanza. Uh-huh. Se vogliamo, anche questa è una novità, dato che ci siamo. Uh-huh. Ehi qua, questa è una patata. Una? Una patata. Patata normale, patata normale, che è innestata a pomodoro, quindi mi produce, sotto produce le patate che sono diciamo sotterrate, come al solito le patate normali, mentre invece l'ho innestata, vedi che questa è patata e questo è pomodoro, il pomodoro che sta già andando in fiore, per cui la cosa curiosa è quello che produce patate e pomodoro poi, anziché essere. Di solito il verde della patata viene buttato fuori, mentre invece questa qui, diciamo che la forza normale della patata, che quando sarà, cioè la curiosità è quella, che facciamo dalle patate si producono i pomodori. Sei un produttore di di verdura stranissima. Non so come, no, diciamo che è così la passione di fare anche questo. Vedi questo qua, questo lo stavo già legando qui, anche questo c'è una patata dentro qui. Solo una patata ha buttato quattro rametti che li ho innestati e sono adesso crescono, li tiro su e raccoglierò i pomodori. Uh-huh. E poi sotto anche le patate, così anche queste, tutti questi qui, sono tutti innestati. Vedi qui, se riesci a vederlo qua, per esempio, vedi, questo è innestato, questi sono tutti innestati qua, questo li devo togliere perché cose. Questo è innestato qua, è innestato qui sotto, c'è l'innesto, questo è ancora patata e questo è pomodoro. Sono tutte, cose, curiosità che viene. Poi vediamo questo qui come sarà il 12 di giugno, che ci sarà la festa. Sì. Eventualmente vediamo, no, dato che lo posso portare, lo porterò di là, sì, così lo potete apprezzare anche lì. Tutto l'altro diventa così, è normale. È un po', siamo francamente un pochino indietro quest'anno diciamo che gli altri anni era un po' più sviluppato, più sviluppate le piantine, sì, vanno avanti. Quest'anno comunque vedo che stanno riprendendo bene, per cui speriamo in una produzione buona. Va bene, dai, ci vediamo il 12 allora. Okay, ciao, 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 ciao.